Siamo qui a Palazzo Ducale con Aldo Cazzullo per la conferenza scenica Viva l'Italia. Leggo testualmente: risorgimento e resistenza perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra nazione. Abbiamo ancora dei motivi per essere orgogliosi? Assolutamente, sia pensando al passato, al risorgimento e alla resistenza, che tra l'altro sono storie molto liguri. Garibaldi, Mazzini, Bixio, Mameli e poi la resistenza, Natta, Pertini, Taviani, Calvino. E poi anche pensando al presente e al futuro, sia perché anche oggi ci sono molti italiani di cui possiamo essere orgogliosi, i nostri soldati in missione di pace, ma anche i piccoli imprenditori che tengono aperte le aziende nel momento della crisi, o gli operai che guadagnano meno di ieri lavorando di più, o gli insegnanti che continuano a fare il loro dovere in un momento d'attacco alla scuola pubblica. Quindi anche oggi abbiamo molti motivi per dire viva l'Italia, anche pensando al futuro, perché io penso che nel mondo ci sia una grande domanda di Italia. È pieno il mondo di gente che vorrebbe comprare i nostri prodotti, vivere come noi, venire in Italia. E questo mondo globale che ci fa tanta paura può anche essere una grande opportunità se siamo uniti e consapevoli di noi stessi. Cosa direbbe oggi Garibaldi di questa Italia? Una domanda che mi faccio sempre. Garibaldi, che delle immense ricchezze del regno che aveva liberato, non portò con sé a Caprera in esilio i quadri di Caravaggio, l'oro dei Borboni, ma un sacco di sementi per il suo podere e uno scatolone di merluzzo secco. Certo, Garibaldi avrebbe un orrore di fronte alla vita politica italiana. Io ho un giudizio molto critico dell'Italia di oggi. Però, ripeto, credo nell'Italia del futuro, perché il futuro ci appartiene. In un mondo globale che diventa sempre più uniforme, sempre più uguale a se stesso,